Stavamo chiudendo il ragionamento con Sgarbi, che era molto indignato del fatto che non ci fosse il governo in aula, però al di là di questo, ne esce più forte o più debole? Tu dici nel paese, lui parla al paese, però è anche vero che insomma il suo avvocato Giulia Bongiorno ha detto stai attento. Una metafora con un altro ministro che è Franceschini. Franceschini, bravo ministro della cultura, ha fatto un accordo con loro per Leonardo. È intervenuta Italia Nostra, fortunatamente non c'è più, che ha detto non va bene prestare Leonardo. E quindi, come sempre, un giudice si sostituisce al governo. Il governo deve essere, se non fare atti di corruzione, ingiudicabile. C'è un atto, deve essere insindacabile. E soprattutto, se non lo smentisce il Presidente del Consiglio, arriva l'ultimo giudice. Ma che roba è? Tutto sotto processo. Fai un atto, non va bene. Presti Leonardo, non va bene. Fai una... Ma come mai non va bene? Ma dove siamo? Ma chi sono i giudici? Chi sono? Pronti poi a arrestare gente innocente e a Tortora cos'è stato? È tutto così. Ricevo continuamente messaggi di gente, tutta l'inchiesta di Gratteri, 80 liberati dopo essere stati carcerati. Vuoi essere attento? Cosa devono fare i giudici? Poi uno archivia, l'altro no. Che devono giudicare? La politica deve essere autonoma. È ora di finirla. Questi leccano il culo ai giudici e per fortuna c'è Renzi che gliel'ha detto. Non siamo i passacarte dei magistrati. Adesso stanno a votare per leccare il culo ai 5 Stelle, perché altrimenti non governano. È ora di finirla. I 5 Stelle sono morti. Davigo è un nemico dei cittadini, non è un giudice sopra allora, perché vuole che tu non tutta la vita sia sotto processo. Allora, giudichiamo intanto il figlio di Grillo, cominciamo a giudicare lui. Io direi una cosa. Cominciamo a giudicare lui. C'è qualcun altro da aggiungere in questa attività? Una cosa è dire la separazione dei poteri. Ma te lo ricordi Perati? Te lo ricordi Perati? Vecchio comunista come te. Ed era innocente, l'avete abbandonato. Non devi toccare. Sì, tocco Perati che io difendo, tu no. Tu ti sei nascosto. Ma io l'ho difeso, lascio perdere un cazzo. Io l'ho difeso. Guarda, la ed è morto grazie a voi. Allora, non scherzare. No, scherza tu. L'avete abbandonato. L'avete abbandonato. Dobbiamo allora, arrivare qui. Tu, Veltroni e tutti. Sai cosa favore, succede? Che io non ti rispondo. Ma che devi rispondere? Hai abbandonato. Di toccare la memoria di una persona. No, che la memoria l'avete abbandonata voi. L'avete mollato. Come tutti. Non te lo devi permettere. No, te devi permettere tu, figliacco. Ti prego. Ti devi permettere tu. Io l'ho difeso. Tu no. Un applauso in più non te lo devi permettere. Non voglio nessun applauso. Basta guardare le carte. Io l'ho difeso. Tu no. Non te lo devi permettere. Non te devi permettere tu. Che l'avete abbandonato, ma purtroppo sarai anche bravo su alcune cose, il ma su altre. Tempo è finito. Non chiudiamo questa puntata così, non vi prego. Te lo devi permettere. Grazie devo a tutti per essere stati con noi. Metti a voi. Devo vedere se l'hai difeso. Per favore, pubblicità, scusateci, è finita un po' burrascosa. Io faccio il bocca al lupo ad Amalia Bruni perché ci terrei molto.